Sì, perché se lo merita, perché non ho fatto il portiere, ho fatto il calciatore, ma posso immaginare le sofferenze che può patire un dodicesimo, tra virgolette, che sta lì in panchina. E bisogna fare i complimenti a lui, a tutto il gruppo dei portieri, perché è un gruppo solido, perché senza di questo sicuramente non si ottengono questi risultati. Lui è stato eccezionale, si fa sempre trovare pronto, l'avevo detto in conferenza, assoluta fiducia in lui, perché oltre che essere un bravissimo portiere, non è facile farsi trovare, lui si fa sempre trovare pronto, e oggi il merito della vittoria è stato anche suo. Questo significa la prestazione di Aresti, ma anche di altri giocatori che non sono probabilmente titolari, che però quando il tecnico chiama rispondono sempre presente. Questo anche a testimonianza che probabilmente c'è un grande gruppo, giocatori tutti motivati. Ma è così, io parlo sempre chiaro al gruppo, nel senso che io vedo molto l'allenamento, non guardo in faccia a nessuno, all'età, alla storia di un giocatore. Io mi rendo conto di quello che fanno sul campo e li premio per quello che danno e non per la loro storia, per il loro passato. Oggi qualcuno meritava andare in campo, altri sono stati in panchina, ci saranno le prossime volte, ma quello a cui punto è avere un gruppo solido, perché ho sempre detto e ripeterò sempre che con il talento vinci una partita, con il gruppo puoi vincere i campionati. Non ho chiesto assolutamente nessuno, perché anche Piccolo del Lanciano? No, assolutamente. Piccolo è un giocatore del Lanciano, sarebbe anche di cattivo gusto andare a cercare dei giocatori che sono di altre squadre che hanno ancora il contratto in essere. È ovvio che Piccolo è un giocatore forte, mi piacerebbe credo a qualsiasi allenatore di Serie B averlo, però è un giocatore del Lanciano. Io ho detto e ripeto che fino a quando non aprirà il mercato ho pieno rispetto dei miei giocatori, sono molto contento dei miei giocatori dal primo all'ultimo, e quindi poi quando aprirà il mercato, se ci sarà da fare qualcosa lo faremo, altrimenti rimarremo così, ma io sono contento. Arrabbiato? Sono un po' deluso, perché abbiamo giocato una partita fatta bene contro una signora squadra, con delle qualità enormi. L'abbiamo giocato alla pari, chiaramente noi provando a evitare di subire il Pescara, abbiamo fatto bene e abbiamo fatto anche un gol valido che poi purtroppo l'arbitro non ha visto correttamente, colpito un palo. Ha salvato al 95esimo, per quello che è la nostra realtà. Avevamo fatto di più, non si può fare. Meno male che è finito il 2015, perché veramente in trasferta siamo stati veramente sfortunati. Lei non vuole sicuramente cercare attenuanti, però giocare senza Granoce, senza Cionek, senza Mazzarani, senza altri giocatori è sicuramente un handicap per la sua squadra. Normale, ma con Paolo purtroppo ci abbiamo fatto l'abitudine, perché lui sia la prima campionata non l'ha giocata, poi è stato 2 mesi fermo, adesso ancora. Diciamo che non ci ha aiutato la fortuna. Cionek ha preso giustamente le giornate che ha preso, perché ha fatto un gesto che non si deve fare. Mazzarani è un ginocchio, poi Granoccio aveva tornato al gol la clavicola, Ventivoglio la spalla, quindi robe che non ci hanno permesso di avere una classifica migliore, anche se meritando sul campo di avere un maggior punteggio in classifica. La realtà è questa, continuiamo a pedalare e non c'è niente da fare.